è che nel corso dell'espansione umana al pianeta, le diverse popolazioni hanno raggiunto ambienti profondamente diversi, come clima, come caratteristiche di flora, di fauna, e hanno dovuto adattarsi ad ambienti tanto diversi fra loro quanto le gelide steppe siberiane piuttosto che la foresta nel cuore dell'Africa. Per cui hanno sviluppato, per mutazione e selezione naturale, hanno sviluppato caratteristiche che le rendono particolarmente adatte ciascuno al suo ambiente. È per questo, per dire, non so, che le popolazioni mongoliche hanno un cuscinetto di grasso a protezione del globo oculare, che altrimenti rischierebbe di congelare con venti che soffiano a meno 60, meno 70 gradi. E hanno narici lunghe e sottili perché devono riscaldare l'aria prima di raggiungere i polmoni. L'uomo è intanto un organismo molto speciale, perché abbiamo imparato a imparare, no? Noi siamo in grado di farci una cultura, della cultura che ci facciamo è quella che ci permette di avere una tecnologia molto più avanzata di quella che avremmo se fossimo rimasti senza una capacità di scrivere e andare a leggere quello che è utile imparare.